Altra categoria, rapporti Italia-Estero. Il premio è quello di boutique di eccellenza dell'anno rapporti Italia-Medio Oriente. E questo premio va allo studio legale Facchinetti. Per essere da anni specializzato nell'assistere aziende italiane, nell'internazionalizzare la loro attività nel mercato degli Emirati Arabi Uniti e nei rapporti Medio Oriente, dimostrando un'elevata qualità dei servizi di consulenza e una profonda conoscenza degli strumenti normativi nazionali e internazionali. Fanno dello studio un punto di riferimento riconosciuto dal mercato nei rapporti Italia-Medio Oriente. E saluto in collegamento con noi questa sera l'avvocato Simone Facchinetti, fondatore e titolare dello studio. Ben trovato, avvocato. Buonasera Manuela, buonasera a tutti e che dire, io e il mio team siamo onorati davvero di ricevere questo riconoscimento da editrice Le Fonti e nonché presentato da un'amica qual è Manuela. Per noi quest'anno è il quarto anno consecutivo che riceviamo questo riconoscimento e effettivamente un sentimento di gioia, è un riconoscimento di una consapevolezza del lavoro che stiamo svolgendo e tutto ciò ci conferisce ancora maggiore responsabilità sull'operato che stiamo svolgendo nella nostra categoria. È un piacere, se me lo consenti, di presentare il mio team di studio. Abbiamo Federica, Zainab, Alice, Loredana. Forse abbiamo un ritorno audio, adesso le do subito la parola avvocato, forse c'è un ritorno audio che arriva da voi e si sente magari un po' di disturbo, credo che dobbiate forse togliere l'audio appunto, poi ricominciamo, magari mi ripresenta ancora tutto. Abbiamo provato, sì. Ok, se ci dai proprio 2 secondi. Certamente. Proviamo, perché anch'io ho un ritorno doppio. Infatti, sì, non c'è nessun problema, io intanto comincio anche a formulare quelli che sono i punti che volevo affrontare con tutti voi, a parte con l'avvocato Facchinetti. Insomma, io ho detto prima di lanciare questo ulteriore vincitore come una delle parole chiave di questo momento sia internazionalizzazione, non solo di questo momento, ma insomma in momenti in cui bisogna guardare oltre, proprio un momento di crisi, e con l'avvocato Facchinetti e il suo staff parleremo proprio di questo. Allora, forse siamo riusciti a sistemare il tutto, io però vorrei, avvocato, che lei mi ripresentasse tutto il team, perché così sentiamo bene nomi e cognomi. Stanno ricollegando l'audio, va bene, ma ci arriviamo tra poco, insomma, appena siamo pronti ci ricolleghiamo con il loro team e così riusciamo anche a parlare meglio e affrontare i punti che abbiamo elencato. Se dalla regia mi dite se siamo pronti, se no possiamo andare anche 30 secondi in pubblicità. 30 secondi in pubblicità e poi rifacciamo da capo. Ed eccoci tornati in diretta. Del resto, siccome questo è l'ultimo premio, un po' di suspense dovevamo crearla, se no sarebbe stato tutto troppo facile. Allora, io mi ricollego con lo studio legale Facchinetti per la categoria Rapporti Italia-Estero. Il premio è quello di boutique di eccellenza dell'anno Rapporti Italia-Medio Oriente e con noi c'è l'avvocato Simone Facchinetti, fondatore e titolare dello studio, che non è solo, è con il suo team. Eccoci di nuovo qui, avvocato. Ripartiamo da capo. Sì, grazie Manuela. Allora ripartiamo da capo. Un ringraziamento fantastico da parte mia e di tutto il team del mio studio per questo riconoscimento che ci conferisce tanta, tanta gioia, tanta responsabilità per operare meglio e anche una consapevolezza sul nostro operato che abbiamo sinora fatto. Presento il mio studio, dalla destra abbiamo Federica, Zainab, Alice, Loredana, Monica e Eleonora. Che dire? Avvocato, insomma, faccio io una domanda subito perché io prima parlavo dell'importanza dell'internazionalizzazione. Non solo ovviamente in periodi delicati, di crisi come questo, ma sempre, però è chiaro che quando si punta sullo sguardo che va oltre, poi si possono raccogliere i benefici proprio nei momenti più di depressione, definiamoli così, e voi puntate su questo.
Sì, Emanuele, allora la nostra attività consiste in che cosa? Consiste nel cercare di gestire i rischi, di gestire le prospettive, di gestire i sogni delle imprese italiane che vogliono cercare di lanciare i loro prodotti, i loro servizi all'estero, quanto nel mercato interno. Perciò è un'attività che è volta a che cosa? Un'attenta analisi, un'attenta ricerca, un attento approfondimento dei vari temi, delle varie variabili. Per dare cose poi, per dare una valutazione pratica, per progettare. Prego. No, non ho detto niente. Ah, perdono, io ho un ritorno che allora mi disturbo. Perdonami, Emanuele, allora proseguo semplicemente. Imprese italiane, le nostre imprese italiane sono portatrici di che cosa? Dell'eccellenza, sono portatrici della creatività, sono portatrici della bellezza, che nel mondo internazionale ci è assolutamente riconosciuto e conseguentemente noi dobbiamo superare questo e cercare anche in questi momenti sicuramente difficili di capire e di far cogliere alle imprese italiane che cosa? Le possibilità di rilancio, perché questo è un periodo di rilancio, ma ci sono anche tante imprese che possono lanciarsi a livello internazionale. Il nostro perimetro è dedicato soprattutto al settore del Medio Oriente, sicuramente un'area geografica che oggigiorno è diventata un vero e proprio hub, è diventato un punto strategico, è diventato un punto di scambio del commercio internazionale tra Occidente e Oriente. Un territorio molto impervio perché è dominato quasi al 90% dal deserto, un deserto fantastico, vario, con mille sfumature e soprattutto ricco di movimento. Ed è il movimento delle menti, dei politici, degli economisti locali che sono riusciti a muovere con innovazione, sostenibilità e con tanta visione che cosa? A creare delle vere e proprie smart city, delle proprie città moderne dove le imprese italiane, che ricordo, portatrici di creatività, eccellenza, bellezza, possono avere tanto, tanto successo. Noi siamo stati anche tra i primi a diventare rappresentanti ufficiali della Camera di Commercio italiana negli Emirati Arabi Uniti, a creare diverse partnership con aziende locali e, da ultimo, ma non per importanza, anche entrare nel Legal Board, di Arab Fashion Council, che è l'ente che gestisce tutta la moda araba e l'Arab Fashion Week. Sicuramente questo premio, Manuela, ci dà molta gioia. Grazie perché questo premio ci dà gioia, ci dà energia, ci dà forza per lavorare ancora meglio, come abbiamo fatto un po' in questo periodo particolare, cercando di essere vicini ai nostri clienti, alle nostre imprese, fornendo delle pillole legali, dei suggerimenti, dei chiarimenti al periodo che ci stava succedendo, nella consapevolezza di lavorare con amore, lavorare con passione, cercare di essere sempre vicini al cliente. Questa è una Certo. cosa, a cui ci teniamo molto. Certo, avvocato, visto che questo è l'ultimo collegamento, quindi diciamo che avete il compito di chiudere con me questa serata dedicata agli awards. Prima lei, tra le varie parole che ha citato anche quella di sogno. Ecco, quanto si può sognare in un momento come questo, visto che voi aiutate a creare anche dei sogni e a spiegare come si possono raggiungere? Beh, si può sognare tanto, siamo dei positivi, nelle difficoltà bisogna ricercare opportunità. So che è una frase, un detto che in questo momento in tanti ripetono, però ricordiamo come sia stato Winston Churchill a dire come lui si sentiva ottimista, e ottimista secondo lui era colui che dalle difficoltà creava delle nuove opportunità. Noi pensiamo che l'Italia, le imprese italiane, vi ripeto ancora, eccellenza, bellezza, creatività possano essere davvero i veicoli più importanti per andare avanti e soprattutto ritengo come il commercio internazionale sia uno dei pilastri del rilancio in questo periodo così difficile. Beh, insomma, direi che proprio sulla parola sogni, rilancio e tutte le altre, insomma, che lei ha usato, possiamo anche,
chiudere questo collegamento che senza farlo apposta mi sembra appunto molto adatto per chiudere tutta la serata, che è stata molto lunga, ma insomma questo sta a significare che ci sono tante realtà che guardano avanti nel migliore dei modi. Quindi io ringrazio l'avvocato Simone Facchinetti, fondatore e titolare dello studio legale Facchinetti, naturalmente tutto il suo team, insomma, che ogni giorno porta avanti questa mission. Quindi grazie a tutti voi. Un grande abbraccio da tutto il nostro team, ti abbracciamo forte. Ciao Manuela, buona serata a tutti e grazie, grazie ancora. Grazie, io abbraccio voi come abbraccio insomma tutti coloro che sono intervenuti in questa serata.